nel finale il suo latino ha spaventato il Pescara. Dispiaciuto per il risultato o contro il Pescara del primo tempo c'era poco da fare? No, ma anche il secondo non sono contento, però ci sta, ci sta perché abbiamo incontrato una squadra forte, noi non abbiamo fatto la migliore delle nostre partite, dispiace perché poi alla fine è chiaro che l'1-2 al di là del predominio che il Pescara aveva, però l'1-2 ci ha tagliato le gambe e poi siamo stati bravi a riaprirla perché comunque siamo stati bravi, ma abbiamo fatto poco insomma. Il Pescara, adesso l'ha visto dal vivo, da avversario, che squadra è di Giuseppe? Squadra forte, squadra ben messa in campo, squadra con mentalità, mi è piaciuta. Ripeto, il Pescara, l'avevo detto, è una squadra forte. È chiaro che pensiero che tra due mesi andranno al regime anche quelli che sono arrivati da poco, penso che il Pescara sia una squadra che potrà dire la sua. Oggi sul centro ha fatto un'intervista particolare di Giuseppe raccontando un po' il di Giuseppe bambino che si è innamorato del calcio a Pescara, lo vuole dire anche ai nostri telespettatori? Vabbè, ma dai, quella è una verità che ti ho detto a te, ma è la mia storia, la storia che poi è la storia penso di tutti gli abruzzesi, dai, Pescara è un punto di riferimento, io ho avuto la fortuna di innamorarmi di questo gioco, ecco, grazie anche a partite viste da ragazzino a Pescara e da lì è nato tutto, poi è normale che adesso al di là dei ricordi brucia il fatto di aver perso una partita, però dai, poi ci sta. Una domanda una per Marcello Di Giuseppe che poi lo dobbiamo salutare. La domanda la faccio fare a Fabio, no, che è il tecnico di questa situazione. Nessuna domanda tecnica, voglio fare un saluto al direttore, è un piacere ritrovarlo in campi importanti professionistici, è una persona molto competente, ha allestito una squadra secondo me anche attingendo da categorie inferiori e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo perché è una persona che non conosco proprio in modo... non è che siamo amici, però da quello che ho potuto capire è una persona che merita e che potrebbe fare anche tanto di più in queste categorie dove va in giro gente che a volte ha pochissima competenza e quindi gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Allora la faccio io, provo io a fare una domanda, grazie, diciamo, tecnico-tattica, perché per esempio col Foggia è chiaro che tutte le partite sono diverse l'una dall'altra, ci mancherebbe, Foggia è un'altra grande squadra tra le accreditate alla vittoria finale, però Foggia ho visto, Marcello, una squadra che diciamo molto più compatta e votata a ripartire. Oggi lo stesso atteggiamento non mi è sembrato di vederlo, è così o no? Sì, non siamo stati compatti, hai fatto la fotografia esatta di quello che è stato il nostro atteggiamento sbagliato. Perché? Perché se c'è da soffrire si soffre, noi siamo una squadra che sa soffrire, lo ha sempre saputo fare, invece no, abbiamo concesso troppo, al di là della bravura e del valore del Pescara, perché ripeto è una grande squadra, ma noi ci siamo concessi a loro, siamo stati bravi e fortunati, più fortunati che bravi, a non prendere gol, e poi da una palla inattiva abbiamo preso un gol da Polli, e l'azione dopo abbiamo preso il 2-0, ma le avvisaglie erano state troppe, non è da noi subire in quel modo, quindi l'atteggiamento non mi è piaciuto e questa è la cosa più grave.